Ciao a tutti ragazzi, io sono Glitch444 e oggi siamo qui per il secondo episodio del gameplay di Scooby-Doo. Il resto non me lo ricordo perché il nome è troppo lungo. E vabbè, noi giochiamo. Eravamo rimasti alla seconda parte. Non è vero, c'è la terza parte del primo livello. E ora lo riprendiamo, così magari vediamo il filmato. Perché Scooby arriva fuori dal tubo. Io mi chiedo come ha fatto Daphne a salire da sola. Però saliamo dal tubo e scendiamo esattamente qui. Già con questa telecamera non ci capisco proprio niente. Andiamo qui. Bene. Risalire. In questo gioco la barra della vita sarebbe il coraggio, e quando ti picchiano gli avversari questo coraggio scende, e quando finisce non so che succede, perché a me non mi è mai scesa, è che in ogni combattimento c'è sempre una specie di rubinetto, qualcosa che te lo rigenera, quindi diciamo è quasi impossibile morire. Eccoci qua all'interno di questa cosa, e tipo queste cose che ti danno questo cuore viola. Avanziamo. Mi metterò un po' a lutare, quindi è meglio se ci vediamo più tardi. Vabbè, noi spacchiamo un po' di tutto, anche le sedie, la porta che si apre e le cose. Spacchiamo anche questo. Bombo, un medaglione. A caso. Va bene. Importante. Prendiamo gli Scooby Snacks. Questo va bene. Dove noi andiamo, continuiamo il livello. Però prima devo fare una. Fermiamo veloce, proprio rapidissimo. Che flash ci fa una pippa. Noi avanziamo, ok. Non ci scusi, mi dato l'armadietto, anche se sono morto. E cosa succede se ti finisce il coraggio? Capisco alla grande. Sono un po' scarso, vabbè. Comunque, ovviamente arrivano questi tizi molto cazzuti, però noi picchiamo all'attacco pesante se ci riesco. Mi fa uno scoppio che ci cario, perché lo faccio un po' schifo. Ok, si è aperta la porta, però prima se mi fuori c'era questa porta qui. No, c'era una porta in cui sbloccavo il costume. Credo di averla anche separata, però, se no. Vuoi tornare solo indietro così per vedere, perché comunque è giusto per controllo. Just in case. Vabbè, non c'è. Noi andiamo avanti. Forse è più avanti, non lo so. Avanziamo. Ok, lasciamo perdere gli scheletri di biscotti, di combatterli sempre. Però devo scendere già tutto. Guarda che c'è una porta. Ah, quella è la porta qua, scusa, scusa. Picchiamo un po'. Neanche vi prendete. Neanche vi prendete il telecomando, io corro rapido. Da ora controllo tutte le porte, perché questo deve essere qualche porta. Basta. Ok. Sono una donna. Scostumati. Ah, è qua. Ok, allora ho cercato inutilmente. Ho perso tempo. Andiamo. E poi andiamo in quella porta che in teoria ci dà il costume. Ed eccoci qua. E ora ci prendiamo
la nostra maschera, maschera, il nostro costume, che non me lo ricordo onestamente. Ah, è Fred Quarterback. Va bene. Potrei camminare? Ok, grazie. Perché? Però. Ok, andiamo, levati. Però vabbè, ma con calma. Da cambiare di scuola, se no, con molto scuola. Okay. Stammi lontano! Questo mamma, io sono una donna, sono una donna! Che dio, morì! Ok, andiamo avanti. Dovrei combattere contro le streghe se non sbaglio qua. Infatti. Sono molto belle le streghe, molto affascinanti. Con le loro pozioni, stile Minecraft. Una strega, devo farla cadere, ok, picchia picchia, no strega, no, ho sbagliato attacco, faccio vedere io, faccio vedere io, faccio vedere io, cadi stupida troia, ho una e basta, scheletri di merda, ok, una è morta. Quando sono del demore ora volo. Ok, una è morta, va bene. Due sono morte. Ne mancano quattro. No! No, ma l'ho bruciata! Ok. Sono fuori, prima di combattere gli altri prendiamo qua che c'è uno scudo, c'è una medaglia di scudo, ora facciamo sta vecchia di merda, dai, ma non riesco a... che... dai, non ci credo, che cazzo, oh. Oddio, sì. Un attimo, anche mi devo un attimo prendere una piccola pausina mentre Scooby fa tutto. Io faccio sempre così in tutti i giochi, raccolgo prima le monete e poi le boss. Cioè, è una vita che riesco, parto in Super Mario boss io perché non è possibile. Ok, ce l'ho fatta, ora possiamo andare via. Non è vero. Sembra giusto. E finisce così il primo livello con 4600 scubini. Siamo mitra. Quattro giusti giusti scubini. Anche il trofeo, che non so da dove l'ho preso, però va bene. E ora passiamo al livello 2, che sarebbe questo qua, non c'è che bello. Wow. Corri! Scappa! C'è il Nemesis! Saltato. Oddio, no, l'ho mancato! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Bene, saltiamo questo mostro di merda. Corri, 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 corri. No, sono caduta! Sono viva! Va bene. Daglione. Ok, no! No, guarda quanto sono dietro! Corro, Shaggy! Scooby, levati dal cane! No!
Ah, quanti armati! Armati, sì. Armadietti, scappa! Il medaglione, scappa! Salta, salta, salta! Corri, corri, corri! Levati, perché stai fermo? Stupido cane! Minchia, non mi vedo. Stupido cane! Ah, ce l'ho fatta. E mostro anche via. 1688. Con una raffica di biscotti. Eccolo lì. Tutti dei medaglioni e basta. Perché ovviamente era un inseguimento. E con questo inseguimento finiamo il secondo episodio del gameplay. Spero che vi piaccia questa serie, perché questo gioco è molto carino nel suo. E quindi niente, niente. Ci vediamo nel prossimo episodio. Voi sbollicciate, lasciate un commento se volete questa serie. Spero che veramente questa serie vi piaccia, perché ci tengo a farvi piacere i miei video. E niente, con questo bellissimo gioco concludiamo per ora. E noi ci vediamo in un prossimo, quello è. Hashtag prossimo nei commenti. In un prossimo video. E niente, arrivederci e grazie.